Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Manfredonia supera 2-1 al Miramare il Noicattero nel recupero della 12ª giornata del campionato di promozione e balza in testa alla classifica. Una squadra un po' più spenta rispetto a domenica scorsa, ma comunque determinata a portare a casa i tre punti. Al 14° del primo tempo, primo lampo del Manfredonia con il gol annullato a Grumo per fuorigioco. Un minuto dopo, sul capovolgimento di fronte, è il Noicattero con Cannone a rendersi pericoloso. 30° lungo lancio per Trotta che entra in area ma non inquadra lo specchio della porta e nell'occasione c'è anche un contatto con un difensore ospite. Per l'arbitro, il signor Leo Di Foggia, è tutto regolare. 40° punizione per il Noicattero, sulla palla la Nave ma il suo tiro non sortisce alcun effetto. Nella ripresa al primo minuto Trotta viene atterrato in aria, calcio di rigore che lo stesso capitano Bianco Celeste trasforma per l'1-0. 15° palla persa nella metà campo del Manfredonia, ne approfitta Cannone, cross al centro, una palla invitante che non giunge però a alcun giocatore ospite, per fortuna della retroguardia Bianco Celeste che poi allontana la palla. 17° è il momento del 2-0, Trotta dalla sinistra scende fino al limite della linea di fondo, poi mette una palla al centro dove Grumo realizza il 2-0 con un ottimo tiro alla destra del portiere ospite Ventrella. Ventitresimo angolo per il Noicattero, Clemente buca la difesa del Manfredonia e accorcia le distanze di testa, 2-1. 28° ancora una ripartenza del Noicattero con Guglielmi, la sua conclusione è da dimenticare. 29° Trotta si mette in proprio ma a pochi passi dalla porta non dà il giusto angolo alla palla che esce fuori di pochi centimetri. 32° è Abrizzo a trovarsi il gol del 3-1 ma il suo tiro è fuori. 44° errore della retroguardia del Manfredonia, basta è costretto ad atterrare l'attaccante del Noicattero, nell'occasione viene ammonito, c'è anche un calcio di punizione, il solito la Nave si occupa del tiro ma la palla termina contro la barriera. Termina qui la gara, risultato importantissimo per i ragazzi di Mister Agnelli che in virtù di questo allungano al comando portandosi a +3 sull'immediata inseguitrice Cholo United Slice, sconfitta tra l'altro nello scontro al vertice di 4 giorni fa al Miramare. Ora poche ore per ricaricarsi il Manfredonia, domenica sarà ospite del fanalino di coda Capurso.